amici telespettatori di Swiss World TV, sconfiniamo in Italia, nella vicina Varese. Ho il piacere di avere qua Omar Cagnino, il presidente dei Varese Crazy Beers. Beh, siamo alla 5 Arena, una struttura nuovissima, una struttura che comunque è il punto di attrazione per gli sport del ghiaccio del nord della Lombardia. Certo, certo. Quest'anno, già dall'anno scorso, come diceva Luca, una super affluenza a questa struttura, sia a livello ghiaccio sia a livello piscina e palestra, proprio siamo al completo, diciamo, così si può dire. Beh, comunque è un'attività sul ghiaccio molto ricca, quindi pattinaggio, pattinaggio di figura, di velocità, hockey, curling, para-hockey, quindi attività un po' per tutti. Sì, sì, esatto. Sul ghiaccio ci sono tutte le attività, cioè quasi tutte le attività di sport sul ghiaccio, hockey, para-hockey, artistico di gruppo, cioè praticamente le più diffuse comunque ci sono tutte. Beh, al 2026 mancano 3 anni, ve lo ricordiamo, questa sarà una struttura dove gli atleti che parteciperanno ai prossimi Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 comunque avranno appoggio come allenamento. Certo, certo, ad ora non diciamo niente, però molto probabilmente sarà una struttura d'appoggio per qualche squadra e qualche società di pattinaggio. Entriamo più nel vivo con Luca Almalnati, responsabile del ghiaccio. Beh, un'attività a 360 gradi e comunque un'occupazione quasi piena della pista. Certo, sì, tutti i giorni abbiamo un palinsesto molto intenso qua alla 5S Arena, dal mattino presto tra scuole, curling con le scuole, fino alla sera tardi dove ci sono allenamenti prima dei bambini, poi dei mastini, delle prime squadre, degli amatori. Tutti i giorni siamo molto molto occupati. Beh, comunque è un impianto che puoi confermare assolutamente di ultima generazione, peraltro anche a risparmio energetico, quindi una delle strutture più innovative della penisola. Certo, sì, è stato rifatto completamente neanche 2 anni fa, rispetta proprio tutte le caratteristiche, pannelli solari, pompe di calore, tutto quello che ne consegue per essere 100% quasi biologico.